Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Aria Story. Allora, come avete potuto notare, sono molto stupida e ho concluso, diciamo, l'episodio scorso dicendo che mi ero bloccata. In realtà bastava che analizzassi questa libreria e non era molto difficile da arrivarci perché c'erano delle cavolo di impronte insanguinate che portavano a quella libreria. Comunque, spero che vi sia piaciuto lo scorso episodio. A me è piaciuto tantissimo, ancora non ho letto i vostri commenti, appunto, perché sto registrando subito dopo quello. E infatti sto registrando tipo 5 minuti dopo quello perché sono stata 5 minuti a cercare cosa fare, ma va bene. Andiamo subito avanti. Questo episodio lo farò un po' più lungo perché sinceramente è bellissimo. Sembra che ci sia qualcosa nascosto dietro la libreria. Dovrei spostarla? Spostala, ovviamente. Oddio, adesso dobbiamo avere a che fare con il coniglietto e Giller, evidentemente. Spero non sia Giller, però sicuramente lo sarà. Che strano. La libreria non pesa molto, nonostante sia piena di libri. Una porta segreta con tutte le stelline intorno. Sì, che emozione! Andiamo a farci uccidere! Ok, salviamo qui. Nel caso avessimo fatto una cazzata immane. Usiamola. Usiamo la chiave che abbiamo trovato l'altra volta, che pensavamo che fosse per uscire, ma invece col cazzo proprio. Cioè, io lo dico senza mezze misure, col cazzo. Sembra che qualcuno abbia rotto il vetro e abbia preso qualsiasi cosa fosse all'interno. Ok, allora andiamo qua. È chiusa. No. Perché? Chi è che ha riso? Chi è? C'è qualcuno dietro la porta, non voglio manco saperlo. Posso aprire? Puoi aprire la porta? Mi sono addormentata leggendo un libro e ora la biblioteca è chiusa. Ovviamente, sì, ottima idea parlare con chiunque fosse dietro la porta tipo alle 3 di notte ridendo. Ma posso aprirla solamente se sai la password. La password? Non so nessuna password. Che peccato. Solamente quelli che sanno la password possono passare. Non tutti sono meritevoli di passare. Torna appena sai la password. Ma vaffanculo, cioè. Vabbè, vediamo sta cavolo di password. Vabbè, almeno non ci hanno ucciso, dai. Per ora. Fatemi stare zitta, ma. Allora, andiamo qui e vediamo se riusciamo a trovare questa password. Non è il momento di leggere, allora quando è il momento di leggere? Scusami. Sei in una biblioteca, se non leggi in una biblioteca, dove puoi leggere, scusami? È vero che sono le 3 di notte e sei rimasta bloccata qua, ma potresti semplicemente sederti, addormentarti, invece di andare a cercare le password, e appunto aspettare che arrivi qualcuno ad aprirti la mattina dopo. Ovviamente non funzionerà così, perché che gioco horror sarebbe se no? Allora, vediamo. La password sicuramente avrà a che fare con quel libro, giusto? Quello senza titolo. Non mi è piaciuto quel suono. E si è aperto il libro. C'è qualcosa scritto in questo libro. Smetterò di esistere una volta che direi il mio nome, il silenzio. Forse questo è relativo alla password? È in silenzio. Allora, ok, sappiamo la password. Porco. No, 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 no. Sapevo che dovevo giocare con Frappa. Non ci gioco più con i coniglietti. Fanculo. Perché? Oddio, l'infarto. Raga, mi si è bloccato il cuore proprio. Cioè. Oddio. Non torniamo lì, ok? Corriamo come il vento. Dio santo, no, 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 raga, io mi rifiuto. Io mi rifiuto. Odio anche che questo gioco sia fatto così bene, perché se fosse fatto male non mi sarei spaventata così tanto.
Sei molto testarda, ma non mi sto lamentando. Sarebbe una storia noiosa se finisse proprio dopo essere iniziata, vero? Non credi che... Ah, tu credi di essere pronta per passare attraverso questa porta? Sì. Dimmi, qual è la password? Il silenzio, il libro, segreto, oppure non dire niente, silenzio. Questo indovinello già lo conoscevo. Come sc... L'ha ucciso! Che infame! Allora, riproviamo. È figo anche che il menu c'è scritto apri il libro, quindi inizia un nuovo gioco. Continua a leggere e se continuiamo a leggere ci porta i segnalibri che in realtà sono i salvataggi. Adesso li provo tutti comunque. Segreto. Non dire nulla. Non dire nulla! È corretto, perfetto. Il silenzio è è il suono più bello nella biblioteca e quando dice questa parola perde tutto il suo significato. Non tutti sono capaci di capirlo, ma vedo che tu sei preparata a continuare. Nonostante che io lo sapessi già dall'inizio, dopo tutto, questa porta è stata creata solamente per te. Avanti, Aria. Ti ho aspettato. Ok, spero ci sia un punto di salvataggio perché io non torno indietro. Oddio, cos'è? Qua è tutto così bello. Sicuramente ci sarà il coniglietto che ci vuole uccidere. Dove sono? Sembra che questo posto stia galleggiando nel mezzo del nulla. E dov'è quella persona dietro la porta? Non ditemi che era quel coniglietto perché io lo ammazzo. Lo facciamo rosso quel coniglietto. Allora. Ok, sì, fantastico, ci sta. No, aspetta, non voglio salvare qua, voglio salvare qui. Ecco, vedete, già il fatto che non è tutto buio, mi ritiro tutto. Già il fatto che si sta per rifare buio non mi rassicura. Non posso andare. Ci sono molti libri di fantascienza. Qui horror. Conosco questo libro, Romeo e Giulietta. Non dovrebbe essere qui, beh, sì. No, non voglio attivare i tasti permanenti. Tecnicamente sì, è un po' horror. Aspetta, lascialo. Perché se sapete il finale di Romeo e Giulietta non ve lo spoilerò, però, insomma, non è proprio la storia più adatta ai bambini del mondo. Ci sono molti libri d'avventura su Ripiano. Ecco, forse più tragedia. Sì. Andiamo un po' a vedere. Allora, adesso qua mi beccano bene perché io li conosco tutti i libri. Cioè, adesso se ci sono tipo indovinelli, diciamo, riguardo ai libri, mi prendete proprio nel posto giusto perché li conosco tutti. Cioè, vabbè, non tutti, però, ragazzi, cioè, io leggo da quando avevo tipo 4 anni, ma leggevo horror quando avevo 4 anni, quindi vediamo, oggetti. Ok, sì, forse devo andare qui. Ok, sì, mettilo. Ora è nel posto giusto. Mille grazie, signorina. Sono caduto dal mio scaffale. Ma... Cioè, tu non ti spaventi per quel coniglietto che ti vuole uccidere e ti spaventi per un libro che parla? Cioè, la cosa più rassicurante di questa biblioteca, sinceramente. Questo libro ha parlato? C'è qualcosa che non va, signorina? Beh, di solito i libri non parlano. Spero che tu... A te non importi che te lo chiedo, ma conosci... Ma sai dove sono? Proprio ora sei nel corridoio che connette le due biblioteche. Infatti, sei il primo umano che è in grado di attraversare quella porta. È possibile che tu sia Aria, signorina? Sì, quello è il mio nome. Ho capito. Grazie a te. Ho fatto ritorno al mio posto, al posto dove devo stare. E tutti i libri sono in armonia. Lascia che noi ti ringraziamo. In che modo? È tutto pronto, signorina Aria. Che senso, sì? Aspetta, ferma, non mi fa scherzi che già si sa quel coniglietto che...
Un libro che fluttua, sì. Abbiamo creato una rampa di scale in modo che tu possa. Che problemi mentali ha questo computer? In modo che tu possa passare. Procedi con cautela e prova a non cadere. Non ti preoccupare di camminare su di noi, siamo molto più forti di quello che sembriamo. Oh, grazie. Stai attenta. Pregherò che non finirai come il protagonista della mia storia. Ah, questo mi sa che è il libro di Romeo e Giulietta. Vabbè, ve l'ha spoilerato loro. Lui. Quello che è. Allora, aspettate. Risolviamo. Che non mi fido dei libri che parlano. Cioè, mi fido molto più dei libri che parlano che dei coniglietti, ma. È un'altra storia. Oh! Che bello! Una ragazza, un altro essere umano! La ragazza con gli occhi rosati era stupita dalla vista della stanza che dove era appena entrata. Ed era sorpresa nel sentire una voce familiare. Sei la ragazza che era dietro la porta? Oddio, che carino! No, vabbè, è troppo carino questo gioco. Identificò la ragazza piena di mistero davanti a lei. Devi essere Aria. Piacere di conoscerti. Il mio nome è narratrice. È mio dovere narrarti quello che ti succede. Narrarmi cosa mi succede? Perché devi farlo? Perché sono la narratrice, non è ovvio? La ragazza dagli occhi rosa, confusa, non capiva cosa stesse succedendo. E beh, speriamo che non sia anche un coniglio. No, vabbè, è troppo bello sto gioco. Forse dovresti passare attraverso questa porta. Potrebbe mettere quiete i tuoi dubbi. Nonostante tu non sia obbligata, potresti restare qui e. Ah, no. Nonostante, però tu non sei obbligata, potresti essere qui e non trovare un modo. E trovare un modo per tornare al tuo mondo, ok. Cosa dovrebbe fare la protagonista di una fiaba davanti a tale scelta? Dovrebbero andare avanti oppure rimanere fermi? Andrò avanti. Ho capito, in quel caso ti chiederò solamente un favore. Un favore? Per favore, non morire troppo presto nella tua storia. Sarebbe una storia piuttosto noiosa se finisse appena iniziata. Non ti preoccupare, siamo già morti una volta. Vai avanti, aspetta, fermo. Vai avanti, no, aspetta, voglio salvare. Ok, forse non c'è bisogno di salvare. Spero non ci sia bisogno di salvare. Però mi ha detto di non morire, quindi forse c'è bisogno di salvare. Oddio, perché? Io ho bisogno di quella. Aspettate, che bello, in centro tavola. Che emozione. Allora, capitolo 1. Oddio, che bello sto gioco. Regà, vi giuro. Commedia. La giovane ragazza fa i primi passi dentro la biblioteca. Passi silenziosi e attenti, ma pieni di curiosità nonostante tutto. Ok, per fortuna ci segue quella. La tua decisione di venire qui mi ha fatto piacere, ma in realtà non avevi molta scelta. Questa biblioteca è molto più grande di tutto quello che troverai nel tuo mondo. Sono sicura che non hai mai visto una biblioteca del genere. Beh, capirai presto cosa intendo. Oh, mi sono dimenticata quasi di dirti qualcosa. In questo momento sei nella sezione commedia, quindi comico, della biblioteca. Vicino ai libri comici puoi trovare libri sugli hobby e intrattenimento. Ed è ovviamente il posto migliore per divertirti, perfetto. Ha proprio un aspetto divertente questo posto. Quindi goditi la permanenza per tutto il tempo che potrai rimanere qui, che potrai durare. Grazie mille per la fiducia, veramente. Vabbè, comunque non ho idea di quello che devo fare. Perfetto. Questo è un po' tutto. No, non è vero. Qui sarà chiuso, spero.
Sì, appunto. Però vabbè, sto ambiente comunque è meno inquietante della libreria della biblioteca iniziale. Hai la sensazione che questa bambola di un clown si possa muovere da un momento all'altro. Ritiro tutto quello che ho detto poco fa. Non posso neanche salvare. Ah sì, ecco, una piuma. La piuma che in realtà credo sia la penna. Perché... Ok. Benvenuta al mondo della commedia, oddio, come si chiama? Cosa, dei libri comici, diciamo. Il posto più divertente di tutta questa biblioteca. Beh, è quello che mi piacerebbe dire. Che cosa brutta. Finalmente ho la possibilità di dare il benvenuto a qualcuno qui e non riesco neanche a farlo in modo giusto. C'è qualcosa che non va. Ho il compito di dare il benvenuto ai visitatori qui con uno spettacolo, ma non riesco a trovare delle palline. Non so cosa siano juggling. Che disgrazia. Ah, forse è il giocoliere. Ah, ok, sono le palline per fare da giocoliere, vabbè. Sai fare il giocoliere? Sì, è la mia specialità. Nessuno sa come fare il giocoliere con... in modo come lo faccio io, diciamo. Un libro che sa fare il giocoliere è fantastico, vorrei vederlo. Beh, se vuoi veramente vedere come lo faccio, allora dovrei trovare prima le palle giuste. Sì, perfetto. Oh, non c'è più, no, non c'è più lei. No, fermo, fermo, fermo. Fermi. Adesso non mi sento più al sicuro. Oddio. Fatemi salvare qua, va. Oh, oddio. Qui dietro cosa c'è? Niente. Questi non si devono muovere. Ecco, appunto. Fermi. Fermi là, per favore. Ah, qua si è aperto. Ma non era chiuso prima? Ok, qua mi dà da salvare, quindi salvi. Ragazzi, se c'è qualcosa da salvare, sicuramente bisogna farlo. Ok. Vediamo. E la bambola è concentrata a leggere il libro. C'è una piccola scatola decorata con un punto interrogativo. Anche qui e anche qui. Qui è chiuso. Anche qui. Ah, fermo. E anche qui. Qui si può andare invece. Ok, già non mi piace più sta cosa. Vedo il mio riflesso attraverso lo specchio. Anche qui lo vedo, ma mi sa distorto. Oh no, vedrò il coniglietto. No, raga, vedrò il coniglietto. Me lo sento. Me lo sento. Oddio, ecco, senza testa, perfetto. E il prossimo è il coniglietto, vero? Sembra che io possa attraversarlo. Vai. Tanto se moriamo non importa. Non mi importa di morire. Una tomba con un piccolo piedistallo. Perfetto, sì. Ho sempre voluto vedere una tomba con un piccolo piedistallo. Non ditemi che... No, raga. Si scopre che è la mia tomba. Non lo sento. Senti, esci e fai pure in fretta, per favore. Si è visto il coniglietto del cazzo? No, si è visto il coniglietto del cazzo? No, no, no. Non so se era un coniglietto, però ho visto qualcosa. E questo fatto non mi piace. Allora io direi di concludere qui questo episodio. Io spero che vi sia piaciuto. A me è piaciuto tantissimo. Cioè, questo gioco io lo sto adorando sul serio. Solamente che sapete che ho paura. Cioè, io gioco gli horror su questo canale. Ho aperto questo canale principalmente per gli horror e ho paura di giocare agli horror, però va bene. Allora, fatemi sapere cosa devo fare, perché vabbè, leggerò i vostri commenti, perché appunto il prossimo episodio lo registrerò domenica prossima, quindi tranquilli, scrivete tutto. E lasciate un like, un commento se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!